tutti. Grazie di essere intervenuti. Oggi è una giornata particolare perché oggi è il 21 giugno, che è la giornata nazionale contro le leucemie, linfomi, i mielomi e tutti i tumori del sangue. Quindi oggi siamo qui insieme non solo per parlare di leucemia mieloide cronica, ma in particolare per renderci consapevoli e accrescere la nostra consapevolezza sul fatto di quanto è importante la battaglia che in particolare l'AIL, i medici che afferiscono all'AIL, hanno ingaggiato contro queste malattie. E il fatto che noi siamo qua oggi è la testimonianza che questa ricerca e che questa attività è molto utile. Prima di tutto vorrei fare ringraziamenti di rito. Innanzitutto ringrazio il magnifico rettore per averci dato questa sede, poi la Novartis che ci ha permesso con un contributo, diciamo, a restricted, come si dice, di poter realizzare questo incontro. Ringrazio i medici che sono venuti e si sono messi oggi a disposizione di noi tutti. Ringrazio in particolare il professor Baccarani, che è il investe di presidente della Working Party Ginevra. Vi sarete chiesti, ma a Torino abbiamo bisogno che venga uno da fuori a parlarci di mieloide cronica? No, però il professor Baccarani rappresenta, come per tutti questi incontri che noi organizziamo, il nostro comitato scientifico e quindi il Working Party Ginevra, di cui è presidente, oltre ad essere presidente o co-presidente dell'European Leukemia Network. Del professor Baccarani ne avete sentito parlare tutti, suppongo, perché quando leggete o sentite parlare di linee guida sulla mieloide cronica o di queste cose qui, non c'è un nome americano sotto, c'è un nome di un italiano, che è proprio lui, il professor Baccarani, che da anni ha fatto sì che in Italia ci sia l'eccellenza, che insieme a tutti gli altri medici che lavorano in questo settore, ci sia l'eccellenza in Italia, e questo è grazie a Ginevra, il gruppo cooperativo per le malattie dell'adulto, che raggruppa, è voluto dal professor Mandelli, che ringrazio per averci dato anche lui la possibilità di creare questo gruppo, e questo gruppo cooperativo che raggruppa tutti i medici che si occupano di leucemie, linfomi, mielomi, e che sono una punta di diamante della ricerca italiana. Io non vorrei ulteriormente, ringrazio, vedete, con le ringraziamenti dimentichi sempre qualcuno. Ringrazio Rita e Paola dell'AI Nazionale, che sono qui a rappresentare l'AI Nazionale. Ringrazio Paolo, vedete, due tecnici, sono dei volontari anche loro. C'è Paolo e Fausto, due miei amici. Siamo in diretta video in questo momento, in streaming. E quindi tutti gli altri che in giro per l'Italia o il mondo ci vogliono, se volessero collegare a noi, ci possono vedere. Ovviamente la vostra privacy è rispettata, non sarete mai ripresi in video voi, ma saremo solo ripresi qui dal palco. Quindi state tranquilli che nessuno potrà vedere chi siete o meno. E spero di non... ringrazio ovviamente i volontari dell'AIL che ci hanno aiutato e lascio la parola alla Presidente Galleano, che è la responsabile della sezione AI di Torino. A lei poi seguirà il professor Resecotti, che oltre a essere uno dei fondatori dell'AI di Torino è il presidente del comitato scientifico dell'AI di Torino ed è un ematologo emerito, perché era primario alle Molinette e uno dei padri fondatori della ematologia piemontese. I volontari e tutte le persone che hanno collaborato per l'organizzazione di questo convegno. Come diceva prima Felice, oggi si celebra la nona edizione della giornata nazionale contro le leucemie, linfomi e mieloma,
è una giornata supportata dall'AIL e sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Credo che sia un'occasione importante soprattutto per discutere dei progressi della ricerca scientifica e poi per essere vicini ai pazienti e alle loro famiglie organizzando seminari, incontri e iniziative di sensibilizzazione. È con molto piacere che ospitiamo qui a Torino per la seconda volta il convegno organizzato dal gruppo pazienti leucemia mieloide cronica. Credo sia un'occasione molto importante, un'occasione di confronto e di unione tra i pazienti e i medici e gli ematologi, nella quale si debba discutere tutte i vari aspetti di questa forma di leucemia e anche tutte le opzioni terapeutiche che negli anni hanno fatto sì che cambiasse in modo positivo il corso naturale di questa patologia. Fa parte della missione dell'AIL supportare iniziative che tentino di migliorare la qualità di vita dei pazienti, sostenere e promuovere la ricerca scientifica e anche organizzare iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica alla lotta contro le malattie del sangue. Un'altra iniziativa che ci vede impegnati oggi è un divertentissimo torneo di beach volley che potete vedere nelle immagini, organizzato insieme all'Associazione Beach Volley Training e all'AIL di Torino, i cui proventi verranno devoluti all'AIL di Torino e quindi investiti nella ricerca. Ecco, mi fa piacere portare il mio saluto e ringraziamento personale, poi di tutta la sala e gli amici della Riva Rossa. Grazie di cuore per tutto quello che avete fatto, sia all'associazione che ci ha aiutato nell'organizzazione, sia alle ragazze, agli atleti che stanno in questo momento disputando le gare di beach volley, e sia a tutti i nostri volontari, la professione civile, che con il solito entusiasmo portano avanti i nostri progetti. Quindi davvero un grazie da parte di tutti noi. Sempre in occasione della giornata contro le leucemie e i linfomi mieloma, verrà inaugurato il 1° luglio il nuovo laboratorio di patologia oncologica dell'ospedale Maurizio di Torino, i cui arredi sono stati donati dalla sezione AIL di Torino, consentendo così al nuovo laboratorio, e vedo il nostro amico Massimo Genna, di poter svolgere al meglio la propria attività diagnostica. Tutto questo è stato possibile grazie al supporto di tutti i volontari che ci aiutano nel portare avanti i nostri progetti. Ricordo che a livello nazionale sono circa 22.000 persone, volontari, che supportano l'AIL in tutto il territorio nazionale. E sono persone che magari sono passate sotto la malattia, sotto la sofferenza della malattia, ma non si sono mai arrese e hanno sempre contribuito a dare una mano. Ecco, la mia presenza qui oggi vuole essere quindi sicuramente un augurio affinché i lavori di oggi siano produttivi di risultati. E però chiedo ancora anche uno sforzo in più, ovviamente noi abbiamo sempre bisogno di volontari, di persone nuove che possano aiutarci a portare avanti i nostri progetti, sia dal punto di vista della raccolta di fondi e quindi che ci aiutino nell'organizzazione delle manifestazioni di piazza, quindi nella vendita delle stelle di Natale, delle uova di Pasqua, nell'organizzazione di cene solidali, di eventi e di iniziative e nella gestione e organizzazione di bomboniere e pergamene che noi offriamo come AIL, ma anche dal punto di vista dell'assistenza ai bisogni dei pazienti. Sotto questo punto di vista noi partiremo a breve con un progetto che abbiamo condiviso con gli ematologi torinesi e che consentirà il trasporto per i pazienti in day hospital dalla propria abitazione al centro Alcoves delle Molinette, e stiamo lavorando su un progetto di formazione dei volontari, perché crediamo che per un paziente e per la propria famiglia avere a fianco un volontario possa essere un grande beneficio, e quindi stiamo lavorando sulla formazione di queste persone affinché possano dare, oltre ad un aiuto pratico che è sempre necessario, anche un'attenzione particolare ai bisogni emotivi e personali del paziente e della propria famiglia, e che quindi possano diventare nel tempo davvero un punto di riferimento per loro. Diventare volontari è semplice, basta rivolgersi alla sezione AIL della propria città o della propria provincia. L'AIL nazionale opera sul territorio attraverso 82 sezioni provinciali, e quelle piemontesi sono quella di Alessandria, di Biella, di Cuneo, quella di Novara, di Torino e di Vercelli. Le attività che portano avanti le sezioni sono numerose e vanno da progetti volti all'assistenza domiciliare. Ricordo che nel 2012 a livello di AIL nazionale, quindi tutte le sezioni AIL, hanno investito circa 16 milioni di euro per progetti di cura e di assistenza,
e poi vanno dalla donazione di arredi alla, ovviamente alla erogazione di borse di studio per medici e ricercatori. Sotto questo punto di vista nel 2012 come AIL abbiamo investito circa 10 milioni di euro in borse di studio per medici e ricercatori. Per chi desiderasse prendere ulteriori informazioni o comunque comunicare la propria disponibilità, è presente all'ingresso della sala un banchetto dove ci sono i nostri volontari desiderosi di trasmettere l'entusiasmo che li anima. Prima di lasciare la parola ai relatori che mi seguiranno, vorrei anche chiedervi di utilizzare la giornata di oggi come confronto. C'è una giornata interattiva, quindi non esitate a fare tutte le domande che desiderate e chiedere tutte le informazioni di cui avete bisogno. La giornata di oggi è organizzata dai pazienti, dal gruppo pazienti, quindi protagonisti siete voi, le vostre famiglie con le vostre domande. Per cui buon lavoro a tutti e che sia davvero un convegno interattivo. Grazie. Grazie Federica, la parola al professor Segotti. Io vi ringrazio di essere tutti qui perché vuol dire che è una cosa vi interessa e questo è quello che ci fa piacere. Perché vedete, una cosa è fare delle azioni per gli altri perché è un obbligo, una cosa è farle perché si amano gli altri. Allora voi che siete volontari e vi impegnate è perché avete forse sperimentato su di voi, su qualcuno che vi è caro e volete fare qualcosa per gli altri. E sono tanti modi di fare delle cose per gli altri. Io sono 18 anni che faccio il pensionato e ho fatto che non ho mai lavorato in casa di cure private, da quel giorno ho smesso di agire direttamente e mi sono impegnato in un altro campo, è quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella rete di ospedali che promuove la salute, perché gli ospedali possono curare le malattie e questa è una cosa importante, ma quello è un dovere istituzionale. Invece quello di promuovere la salute vuol dire alle persone: tu mi interessi, io cerco di fare qualcosa perché tu ti senta vivo, anche se hai la malattia, sei sempre un valore per tutti noi. La professoressa Gabriano naturalmente ha parlato guardando al futuro. Io non riesco a vedere tanto al futuro, perché più che una ventina d'anni non so se riuscirò ancora a vivere. All'OMS mi ha detto che se arrivo a 100 anni mi festeggio, ne vedremo di farmi festeggiare, mi piacerebbe tanti amici di non farlo. Ma quello che io posso fare è guardare al passato. E al passato vuol dire ricordarci intanto che la mieloide cronica una volta si chiamava Sant'Itura ed era il maestro di Baccalanni, che a un certo momento c'era Storchi, che era un maestro delle patologie di tutto. Ma quando c'era Storchi, Villa, Introzzi, questi di Guglielmi, grandi nomi italiani che hanno lasciato il nome anche delle malattie, che hanno fatto delle cose importanti in campo ematologico, ma nessuno di questi era un ematologo, erano clinici medici e si sarebbero sentiti un po' diminuiti se qualcuno avesse detto: tu non sei più un clinico medico. È cambiata un po' la mentalità, si è capito che bisogna essere più specializzati in qualcosa, fare qualcosa più limitato ma farlo bene, più a fondo, perché la conoscenza si è aumentata e bisogna farlo. E allora adesso c'è tutta questa categoria di quelli. Quando qui a Torino è stata istituita l'ematologia, è stata istituita perché l'allora assessore della regionale piemontese alla sanità, che si chiamava Santa Bagliardi, era venuto a Savigliano, allora io ero primario, e avevo combinato un convegno con gli amici di due o tre ospedali inglese in cui io ho lavorato, di Hammersmith e Marsden, che sono venuti a fare il relatore di questo convegno. E la cosa ha colpito talmente, perché era la prima volta che c'erano dei grossi relatori a livello internazionale che venivano in una cittadina come Savigliano a fare delle relazioni. E allora questo ha colpito molto Santa Bagliardi, che ha istituito la sezione di ematologia della divisione di medicina generale di Savigliano. È stata la prima struttura ematologica che è stata in Piemonte. Quando io sono venuto a Torino, mi hanno detto se volevo venire a fare il primario di medicina generale, ho detto no, io per fare medicina generale rimango a Savigliano. Se diventa una divisione di ematologia ci vengo e sono venuto. E da allora abbiamo fatto delle cose
belle, divertenti, eravamo tutta una banda di persone, per i vari bandellatori, eccetera, che ci occupavamo di ematologia. L'ematologia si è sviluppata molto in quegli anni. Si è sviluppata molto e questo ha permesso di sviluppare molto le possibilità di vita attiva, perché non è solo la sopravvivenza. Non conta tanto rimanere vivi più anni, bisogna rimanere validi, essere un valore per gli altri. E la cosa grande che ho ottenuto alla ricerca in campo ematologico è di far sì che il malato, nonostante tutto, sia un valore, rimanga un valore per l'osservato, per la sua famiglia, per gli altri, perché sta bene. Poi sapete che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto non importa niente avere una malattia o non avere una malattia, l'importante è essere sano. E uno può essere sano avendo una malattia, l'importante è che abbia un benessere fisico, mentale, sociale e spirituale. E noi dobbiamo cercare di costruire questo. E associazioni come l'AIRE mirano molto anche a questo benessere mentale, sociale e spirituale della persona che si mantiene in valore. Allora vedete, a me fa piacere vedere questi incontri, perché vedo persone, i ragazzini dei miei tempi, che adesso sono cattedratici, che vanno avanti la cosa, vedo di una bambina che è un po' più piccola, io spero, quando verrò qui nel 2025, di vederla già più cresciuta, volontaria, più attiva. L'importante è che cominci fin da adesso a farlo, poi molti di noi hanno cominciato molto presto. Io ricordo quando abbiamo fondato l'AIRE qui a Torino, è stato ovviamente merito di Mantelli, ma ha detto qui a Roma abbiamo questa associazione che ci aiuta, dovresti farlo anche tu. E allora io ho preso alcuni amici, Giuseppe Montenero, che è sempre stato a fare presidente, qui Filippi, che è sempre stato il fianco in tutte le cose che davano valore alla vita, l'angolo alla ricordia, qualcuno non c'è più, qualcuno di questi ormai è scomparso. La sala di Castiglione, carissimi amici, che mi hanno aiutato a creare questa struttura. Questa struttura che poi è andata avanti, è diventata importante e per fortuna persone più giovani di noi, come Federica Grano, hanno preso in mano questo, come tutta l'autorità, l'autorevolezza che viene dal suo personale curriculum e permettetemi di dirlo anche dal fatto dell'impegno politico in cui lei e la sua famiglia sono coinvolti. Allora, io non posso dire altro che augurarvi di fare del buon lavoro. Mi spiace un poco di vedere che in questo convegno importante di ematologia mancano alcuni dei massimi ematologi piemontesi, ma voi sapete, quanto più uno è importante, tanto più ha degli impegni fuori. E allora sono tutti in giro. Sono più quelli che non contano niente come me, sono sempre presenti, dovete subire un po' di anni. Vi ringrazio.